liberalizzazioni sarà l'occasione per fare proprio un altro incontro su questo tema. Ora io sono in debito con Giacomo Moscale, con il ragionamento che ha fatto Luigi, sostanzialmente si trova d'accordo, però c'è un punto fondamentale e prendo la parola al balzo su quello che ha detto Sir Menghi, perché poi a livello nazionale, per esempio, per quanto riguarda la lotta alla evasione fiscale, alla corruzione e alla mafia, questo governo per il momento non è dato, non è stato molto brillante, come dire, insomma, cioè ho quella però semplicemente. Cioè. Poi per quanto riguarda lo scambio, diciamo così, di cambio di lavoro, bisogna dire una cosa molto semplicemente, purtroppo il lavoro non c'è. E l'altro punto è il sud, cioè ieri sera su Report hanno detto una cosa molto semplice, che il PIL del sud è 0,1, mentre quello del centro nord è circa 11%. E allora cioè, siamo due velocità che non possono comunque portare assolutamente refrigerio a questo povero, a questa povera nazione. Cioè c'è necessità, diciamo così, di un sud che incomincia a viaggiare, non dico alla stessa velocità del nord, ma almeno, diciamo così, incominciare a partire. Questa è fondamentale, perché? Perché a sud il lavoro non c'è la possibilità di dire oggi faccio un anno, cioè faccio due, tre anni, quattro anni di lavoro qua, poi mi vado da un'altra parte. Non c'è, perché non vai né un anno, né un mese, né cinque giorni. Questa è la sostanza. Punto. Finito. Chiarissimo. Salvatore Curzo, c'è velocissimo un commento e una domanda. Il commento è che secondo me la legge economica, cioè la posizione economica finanziaria migliore, più importante per noi, sarà la nuova legge elettorale e nuova riforma del Senato, cioè soltanto velocizzando i processi decisionali saremo in grado di fare una politica economica veramente saggia e veloce, così come ci viene richiesto dai tempi. La domanda invece è a Stefano e anche a Silvia, quella che riguarda le fusioni, noi un po' ne stiamo cominciando a parlare, le fusioni e gli agglomerati di nuovi comuni. Saranno veramente capaci di poter imprimere una svolta a quella che sono le politiche degli acquisti e diciamo dei risparmi territoriali, oppure, come viene detto da qualcuno, è una riforma che può avere valore e importanza per agglomerare comuni piccoli da 5.000 a 6.000 abitanti massimo, e invece per gli agglomerati di comuni più grandi dai 15.000 abitanti in su, tutto questo potrebbe a lungo termine dimostrarsi un po' un po' dell'acqua. Bene, so che Stefano risponderà. Sì. Io infatti volevo andare a Tim, ma pazienza, tanto so già Stefano come rispondere, quindi però per gli altri.